La scorsa primavera, insieme alla masseria Monte Napoleone di Pezze di Greco in provincia di Brindisi, abbiamo organizzato la prima edizione del corso Go Within, che aveva lo scopo di portare attraverso l'esperienza dei cinque sensi in natura a contattare invece i corrispettivi sensi interiori, perché noi conosciamo solamente quelli che sono i cinque sensi tradizionali, sono l'olfatto, l'udito, la vista, il gusto e il tatto, ma non conosciamo i loro corrispondenti sensi interiori, che sono invece legati alla memoria, all'intuizione, all'immaginazione, alla capacità di approcciare al buon senso le situazioni e alla capacità proprio di sviluppare l'intuizione. Proprio perché questo seminario ha avuto un grandissimo successo, abbiamo deciso di riproporlo nelle edizioni, chiamiamole stagionali, cioè l'autunno, l'inverno e la primavera. E la prossima edizione di questo seminario sarà Go Within Autumn Edition, cioè l'edizione autunnale. Utilizzeremo di nuovo l'esperienza dei cinque sensi in natura per contattare aspetti profondi dentro di noi. Oggi abbiamo bisogno della presenza, abbiamo bisogno della determinazione ad andare avanti. Queste qualità interiori dentro di noi hanno bisogno di essere sviluppate e proprio per questo abbiamo scelto di fare un lavoro legato all'autunno, perché l'autunno è la stagione che ci insegna una grandissima esperienza, che è quella del respirare e lasciare andare. Possiamo avere la visione, avere la determinazione, se abbiamo anche il coraggio a volte di cambiare, di aprirci a nuove idee, di aprirci una nuova visione, di mettere in discussione quello che abbiamo creduto, quello che abbiamo pensato e persino la vita che abbiamo vissuto fino adesso, le scelte aziendali che abbiamo fatto fino adesso. Quindi questa edizione del Breathing and Letting Go di Go Within ha proprio lo scopo di aiutarci in questa presa di consapevolezza e utilizzeremo proprio la natura per aiutarci in questo senso, perché vivremo esperienze all'interno della magnifica masseria. Grazie anche alla cucina dello chef Domenico Consoli, vi creeremo un'atmosfera che vi porterà in un viaggio esteriore, perché la vista ha la capacità di portarci all'interno, ma che in realtà vi porterà una nuova consapevolezza dentro di voi, di quello che siete, di quello che potete fare, di quello che potete realizzare nella vostra vita, contattando questa forza interiore, questa determinazione, ma anche questa sincronizzazione degli emisferi che è fondamentale per poter gestire la nostra vita. Infatti, l'emisfero sinistro, che è la nostra razionalità, è quello che tende a rimanere aggrappato al passato, mentre l'emisfero destro, che è quello invece che viene sviluppato attraverso il lavoro in natura, attraverso l'esperienza dei colori, attraverso la visione e lo sviluppo appunto di questi cinque sensi interiori, ci permette di avere nuove idee, nuove intuizioni e contattare proprio questa capacità di leadership interiore, il sense of purpose, cioè il perché facciamo quello che facciamo, che è fondamentale nelle scelte della vita. La nuova epoca ci chiede di evolvere ad un nuovo livello e di andare verso una modalità diversa di gestione della nostra attività, della nostra vita, della nostra azienda, delle nostre relazioni personali. È un corso speciale, riservato a pochissimi. Abbiamo, come sempre, messo un massimo di 10 persone proprio perché vogliamo portarvi attraverso l'esperienza dei sensi e, tra virgolette, coccolarvi in un'esperienza che vi porterà profondamente dentro di voi e, come succede nell'ultimo Go Within in primavera, ad una totale nuova visione di voi stessi. E ricordo a tutti che c'è anche un early bird e per tutte le informazioni potete andare a visitare il nostro sito internationalchechoschool.com nella sezione calendario seminari, oppure andare direttamente a vedere il sito della masseria Monte Napoleone, masseriamontenapoleone.it. Siamo qui a creare qualcosa per voi, per portarvi ad un nuovo livello del vostro essere, perché questa è la chiave per andare verso il futuro. Il leader è colui che ha la forza di essere se stesso anche nei momenti difficili e può farlo soltanto contattando questa forte determinazione interiore e questa visione della direzione in cui vuole andare, che è quella che percepisce intuitivamente.